buonasera, grazie ai presenti e alla pazienza, grazie ai giornalisti che sono in sala, un ringraziamento anche all'amministrazione comunale, al sindaco Pierluigi Sanna che ci ha permesso di incontrarci oggi e ha anche creduto in questo progetto, un progetto che inizia venerdì 27 con l'eclissi di luna per terminare a luglio 2019. Un progetto che abbiamo pensato, studiato, rimuginato con il dottor Franco Leone, fisico e astronomo da tanto tempo. Io ho fatto un po' da supporto, le stelle mi piace guardarle, ma non le conosco per niente, però comunque anch'io mi sono dedicato a stare a fianco di Franco per far sì che questo progetto venisse accettato e condiviso. Perciò noi partiamo venerdì con questo primo evento, che è un evento particolare, anche se di eclissi ce ne sono diversi nel corso degli anni, però questa è un'eclissi particolare, un'eclissi che avviene ogni 100 anni, poi sta ancora illustrerà meglio di me tutto l'evento, e lo faremo in una piazza che è un po' una sorta di luogo idoneo, perché è una sorta di anfiteatro, si presta molto bene sia per quanto riguarda la luminosità sia per quanto riguarda anche poco inquinamento automobilistico. Lo faremo a Piazza Nassiria. In questa serata, mentre si guarda la Luna, le stelle e anche altre realtà, ci sarà un accompagnamento un po' particolare, una musicista che accompagnerà la visione con l'arpa. Di conseguenza dovrebbe, per tempo permettendo, anche quello bisogna metterlo in preventivo, tempo permettendo, dovrebbe essere una bella serata. Dopodiché questa progettualità che abbiamo pensato andrà a ridosso dell'anno scolastico 2018-2019, perché volevo coinvolgere le scuole di ogni tipo, ordine e grado, nel fare degli elaborati, possono essere disegni, temi, poesie, un qualcosa, racconti che riguardano la Luna, perché nel 2019 sono i 50 anni dell'allunaggio e c'è anche un altro evento non meno importante, sono i 100 anni del Nobel di Guglielmo Marconi, perciò potremmo veramente unire le due cose. E poi per arrivare a gennaio, dove faremo una sorta di convegno, mostra fotografica, molto ovviamente la sala ronda, dipende anche dalle disponibilità che abbiamo, proprio una giornata dedicata alla Luna attraverso le poesie, la letteratura e le musiche. Arriviamo ad aprile e lì faremo una mostra fotografica, per un attimo intrecciato, faremo una mostra fotografica con foto originali che gentilmente ci ha offerto Paolo De Vittorio, appassionato del mondo che sta sopra di noi, spesso è collegato con la NASA, di conseguenza il materiale idoneo per allestire questa mostra fotografica ce n'è tanto. Sempre a maggio, in occasione appunto di questa mostra, dovremo ritirare tutti i lavori che hanno fatto i ragazzi delle scuole, per poi premiarli a maggio. Sempre a maggio ci dovrebbe essere la seconda edizione dello Steampunk. Il Steampunk quest'anno è dedicato espressamente alla Luna e a Marconi. E poi arriviamo al clou della manifestazione, che è il 20-21 luglio, con le celebrazioni del 50° anniversario dell'allunaggio, e pensavamo di
insieme con Franco, di raccogliere tutti questi elaborati, di raccogliere parte, selezionare parte delle fotografie e fare quasi una sorta di atti, no, dei convegni, di tutto quello che si è svolto durante il corso dell'anno con un alunno filatelico. Questo per concludere proprio l'anno lunare, l'anno dei festeggiamenti del cinquantesimo. Intanto vi volevo anche far vedere quello che era la nostra mascotte che ci accompagnerà per tutto questo periodo, no? Questo è il logo di tutte le manifestazioni, cioè su ogni manifesto che faremo ci sarà il loghetto del cinquantesimo, fermo restando che il loghetto del cinquantesimo potrebbe essere anche abbinato se il sindaco poi è d'accordo, questo è più una condivisione con l'amministrazione, potrebbe essere collegato anche al logo della città della cultura, perché comunque diamo anche risalto non soltanto agli aspetti celesti, ma anche agli aspetti quelli nostri terreni, alla nostra cultura locale, cioè abbinare per tutto il periodo il logo della città della cultura con il logo di questi eventi sulla luna, penso che sia una cosa piacevole e anche interessante. Io più di tanto non mi vorrei dilungare, anche perché Franco a livello scientifico ne sa molto più di me. Nella cartellina troverete il programma di massima di questo anno, il logo e le due biografie sia di Franco che di Vanessa, la suonatrice di Alfa, con tutte le musiche che andrà a suonare durante la serata del venerdì. Mentre Franco parla, le suono. Grazie.